Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Un caloroso saluto alla conclusione, all'incrocio dei pali. Ma questo è un gol incredibile. Appassionati di pallamano, nuova puntata, siamo tornati, Handball Talk, il podcast in cui parliamo di pallamano italiana. Io sono Matteo Aldamonte e saluto sempre con grande piacere Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti. Oggi scendiamo molto di età, Gigi, perché l'ospite di oggi è uno dei principali, probabilmente il principale talento della pallamano italiana, l'ala destra e terzino destro, poi gli chiederemo che cosa preferisce, del Cassano Magnago e della nazionale, Thomas Bortoli. Ciao Tommy. Ciao Matteo, ciao Gigi, ciao a tutti. Ciao Tommy, ciao, ben risentito. Grazie a te. Come stai innanzitutto? No, io tutto bene, adesso ultimamente ho avuto un piccolo problema muscolare al tallone destro, però infatti l'ultima partita contro Siena non l'avevo giocata, comunque sta già migliorando, penso che per la partita contro Fondi di questa domenica ritorni già dentro. Alla tua età è tutta roba che si supera in un battibaleno. Meno male, meno male. Matteo, posso iniziare subito? Sì, vai, vai. Domande difficili? Vai, domande difficili. Guarda, io la domanda chiaramente non è difficile, però è particolare. Nel senso, qual è il tuo bilancio? Chiedere il bilancio a una persona così giovane è così di prospetto e fa strano, però è così. Qual è il tuo bilancio del campionato del Cassano e del tuo personale campionato nel Cassano? Ma allora, a livello di squadra come Cassano, proprio in generale fino adesso non è stato un grandissimo campionato, non l'abbiamo fatto come ce l'aspettavamo praticamente. Ovviamente l'obiettivo a inizio campionato era lo scudetto, poi man mano che abbiamo perso noi qualche partita, c'è stato di mezzo il Covid, qualche infortunio e quindi un po' l'abbiamo risentita. Adesso in questa seconda parte di campionato, anche avendo un po' di distacco dalla prima, comunque cerchiamo di arrivare sempre fino in fondo e cercare di fare più punti possibili per arrivare sempre più in alto. Mentre a livello personale, allora ti dovrò dire, all'inizio dell'anno ero più strutturato sull'ala come posizione, poi verso questa parte del campionato Colez mi sta utilizzando di più anche sulla fascia di terzino per dare anche qualche cambio a Fantinato e devo dire che non sta andando per niente male. Non è e chiaramente Matteo, perdonami, l'altra domanda che è ovvia, che questo cosa, che cosa gli piace di più? È chiaramente sì, è chiaro. Dove ti senti più a casa nonostante tu abbia giocato sicuramente più partite e quindi per più minuti all'ala? Però la visuale da terzino, il movimento da terzino, ti piace di più, di meno, uguale, ti affascina, ti senti ancora non perfettamente a tuo agio o come sembrerebbe, sembra che tu ci abbia giocato da una vita lì, a terzino? Allora, ad essere sincero, ancora come posizione preferisco l'ala, ma proprio perché ci ho giocato più anni. Però in questo momento, rivedendo sul terzino, mi ci sto trovando molto bene. Ovviamente manca un po' il fisico, bisogna mettere su un po' di chili, un po' di muscoli. Però avendo molta agilità, molta velocità nelle gambe, sono molto avvantaggiato da terzino. Ovviamente tiro da fuori, scarseggia un po', però nell'uno contro uno fare un po' di gioco veloce lì da terzino mi sta prendendo molto e mi piace sempre di più. Tommy, tu rappresenti una, diciamo, uno dei baluardi di una, come posso dire, di una generazione di giocatori italiani talentuosi, giovani, e che ci metto in mezzo soprattutto Mengon, i gemelli Mengon naturalmente, soprattutto con Leluori, ma anche altri, che hanno messo, almeno secondo me, almeno a mio modo di vedere, la palla a mano in un posto molto importante della loro vita, in una scala di priorità probabilmente in cima, e questo devo dire che non è una cosa scontata per quello che oggi è la palla a mano in Italia, speriamo che possa crescere, che possa essere sempre meglio, e in generale per quella che è la vita dei ragazzi della tua età oggi. Però voglio chiederlo a te, che cos'è oggi e che cosa vorrà essere la pallamano nella vita di Thomas Bortoli, nella vita di un ragazzo giovanissimo come te, ma anche talentuoso come te?
Ma sicuramente la palla a mano da sempre per me lo è stata, è tutto praticamente. Cioè nel senso, se non giocassi a palla a mano non saprei proprio cosa farei. Proprio non saprei cosa fare se mi trovo a casa, non far niente. Meno male che c'è la palla a mano. Sicuramente in futuro vorrò far diventare la palla a mano un lavoro per me. Quindi giocare a pallamano a tempo pieno senza contare il lavoro, tipo come sto facendo adesso che lavoro e gioco a pallamano. Più avanti vorrò farlo diventare proprio come un lavoro vero e proprio, quindi fare tutto 24 ore su 24 sulla pallamano. Gigi, questa non è una cosa scontata, nel senso che adesso forse mi dico una cosa azzardata, ma la generazione che ha fatto questo tipo di ragionamento in maniera massiccia, non parlo di singoli giocatori, parlo proprio di generazione, forse l'ultima è stata la tua come classe di giocatori italiani. Sì, io credo che sono d'accordo con te, nel senso che di fatto, ma questo non lo dice la filosofia ma lo dicono i numeri, c'è stata fino alla mia generazione una popolazione di giocatori italiani anche molto gitana, cioè si viaggiava tanto, ci si spostava, si giocava, si trovava tanto anche fuori di casa, e quindi gioco forza erano situazioni da professionista di fatto, no? Comunque professionali, erano scelte di vita importanti. Poi si è regrediti, vuoi perché i rimborsi sono diminuiti, vuoi perché il livello è sceso, vuoi perché le società, insomma, effetto domino, la manifestazione di tutto questo, probabilmente di questi passi indietro, è stato anche il fatto che sempre meno giocatori osavano e hanno osato negli ultimi anni fare della pallamano una scelta di vita. Assolutamente, sono d'accordo con te, e ci fa piacere insomma che ragazzi di talento come Thomas, come altri, perché poi è questo il punto, che la cosa importante per un movimento è che sia una generazione di giocatori, non solo il singolo, a fare questo tipo di ragionamento, al di là che sia in Italia o all'estero, questo non entro nel merito, è proprio un approccio nei confronti della pallamano. E questo approccio, Thomas, ti ha portato tra l'altro a debuttare da protagonista, avevi già debuttato con la nazionale seniores, a debuttare però da protagonista nelle qualificazioni ai campionati europei. Mi racconti un po' le emozioni intanto dei 7 gol alla Lettonia di Kristupans, tra l'altro al posto di Skatar, uno che insomma qualche presenza in nazionale l'ha messa insieme in questi anni. Sicuramente un'emozione grandissima. Della verità non me li sarei mai aspettati, 7 gol contro la Lettonia, veramente un'esperienza che mi ha segnato, non me la sarei mai aspettata, e niente, è stato veramente molto bello. Poi anche nelle successive partite contro la Bielorussia, là in casa loro, c'è stata praticamente su un partito titolare, e anche in quel caso lì sinceramente non me l'aspettavo, avendo proprio davanti anche Michele, però veramente molto contento e molto fiero. Ma Trellini ti dice qualcosa prima o ti butta dentro e basta? Ti avverto. Più che altro negli allenamenti mi fa provare molto spesso, quindi da terzino mi fa provare molto spesso, sia con la prima che con la seconda squadra. Poi comunque in quel caso lì in Bielorussia, sinceramente ho scoperto di partire titolare proprio pochi istanti prima della partita, nel senso, prima nelle riunioni non era stato detto niente, pochi minuti prima, durante il riscaldamento della partita mi era stato detto che sarei partito titolare. Ho capito. Però Gigi, l'abbiamo visto abbastanza a suo agio. Allora, io stavo facendo questa riflessione mentre sentivo parlare Thomas, perché Thomas è un ragazzo che in campo sembra non tradire emozioni, quindi l'ho sempre visto come un ragazzo estremamente equilibrato, molto talentuoso, quasi inconsapevole delle proprie capacità, no? Delle proprie qualità. Ed è giusto che a domanda... sei stato molto emozionato, risposta sì sono stato molto emozionato, ma secondo me se ne è accorto dopo la partita di quello che aveva fatto, della partita che aveva giocato, perché in campo l'ho visto molto concentrato, mai
mai in disequilibrio, quindi come se giocasse quelle partite lì da una vita, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Quindi secondo me l'emozione è più facile che l'abbia vissuta dopo che non durante, o magari anche prima. Vabbè, prima diciamo che c'è la normale adrenalina, la carica di concentrazione prepartita, quella ce l'ho anch'io alla mia veneranda età, ed è giusto che non abbandoni mai chi ha voglia di continuare a giocare, quindi immagino che questo sia anche cosa condivisibile. Però ecco, ripeto, Thomas per me ha tutte le qualità, le caratteristiche e l'equilibrio per poter fare molto 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 bene. Oggi Gigi ti sei dato del veneranda età e del gitano, e questo mi fa sorridere. Vabbè, gitano, mica sono cose brutte, dico, sono due prese di coscienza. Di coscienza più che altro, esatto, esatto. Se ti avessi detto io quanto sono giovane, che poi sono stato sempre stanziale, avrei mentito clamorosamente, quindi insomma, ecco. Assolutamente. Tommy, con la tua nazionale, invece, la tua nazionale di appartenenza, quella della tua età, diciamo, l'Under 19, avete tribolato un pochettino, però poi alla fine questi europei li dovreste giocare, gli europei Under 19 che si giocheranno in Croazia. Islanda, Serbia, Slovenia, come andiamo lì? Con che obiettivi? Ma finalmente, sì, come stai dicendo te, finalmente abbiamo la manifestazione da giocare. Queste tre squadre abbiamo già giocato contro l'Islanda, diverse volte ci abbiamo giocato sia in Germania al torneo di Merzig, sia all'European Open in Svezia. In entrambi i casi avevamo perso, però comunque eravamo sempre lì con il punteggio. Mentre con le altre due squadre, Slovenia e Serbia, non ci avevamo ancora giocato. Comunque in ogni caso cercheremo quantomeno di passare il girone, e in caso, se così non dovesse essere, cercheremo di arrivare quantomeno tra le, come posso dire, terz'ultime, per non arrivare tra le ultime due che vadano a retrocedere. Vabbè, alzala un po' l'asticella, che comunque siete una buona squadra, non abbassiamo troppo le ambizioni. Teniamo. Vabbè, comunque questo qui è l'obiettivo principale, poi si andrà man mano avanti per step. È vero che avete lavorato a spizzichi e bocconi, però insomma sarai d'accordo con me che comunque siete una squadra con diversi giocatori di talento, da te a Rovatin, ce ne sono tanti, indubbiamente. E invece la senior? Questa partita del 29 aprile con la Bielorussia, Riccardo Trillini ha detto che è stata una delle migliori partite da quando lui è allenatore della nazionale, interpretata dalla sua squadra. Effettivamente abbiamo avuto tutti l'impressione che sia stata una partita, quella in Bielorussia naturalmente, davvero giocata bene, con il piglio giusto. Poi è chiaro che in quelle partite, lo diciamo sempre, l'abbiamo detto in tante occasioni, mancano i dettagli. Però ce la giochiamo in casa e quindi insomma è una partita veramente da giocare col coltello tra i denti. Sì, esatto, esatto, proprio come dici te, andrà giocata sicuramente col coltello tra i denti. Poi abbiamo, come si può dire, la fortuna di avere già la Bielorussia qualificata, e quindi ci potrebbe essere il fattore che arrivano qua con i giocatori non titolari. Ovviamente non si sa, noi in ogni caso se arriveranno i titolari o no, daremo sempre il massimo e cercheremo di portare a casa i punti che ci servono per cercare la qualificazione. Stessa cosa poi varrà anche contro la Norvegia. Gigi, l'unica, aggiungo una nota su questa considerazione che ha fatto Tommy, che è da prendere assolutamente in considerazione, di cui prendere atto, diciamo, il fatto che ci saranno o non ci saranno i titolari, ci saranno o non ci saranno dei giocatori. Su questo purtroppo siamo stati un po' sfortunati, perché il Kielce, che è la squadra polacca nella quale giocano sia Kulesz, che è il terzino sinistro principale della Bielorussia, sia Karalek, il pivot titolare della Bielorussia, è stata eliminata dalla Champions League, quindi ha una primavera piuttosto libera, diciamo, peraltro contro ogni pronostico è stata eliminata dal Nantes. Però, come dice Tommy, questo poi alla fine vale fino a un certo punto, nel senso che le partite poi bisogna giocarle, e noi abbiamo indubbiamente un pizzico di motivazione in più di una squadra che è già qualificata. Sì,
abbiamo sicuramente qualche molte motivazioni in più, e soprattutto siamo forti del fatto che sono d'accordo con Riccardo Trillini quando dice che è stata una delle migliori partite della sua gestione, e io credo che ci sia anche un ottimo margine di miglioramento. Quindi, e dobbiamo essere consapevoli del fatto che abbiamo affrontato la Bielorussia a viso aperto, abbiamo affrontato la Bielorussia senza nessun timore reverenziale. La Bielorussia sicuramente è una squadra che ha dimostrato la sua solidità, che ha dimostrato di poter accelerare e di saper accelerare quando e come vuole. Però secondo me noi abbiamo dimostrato che se vogliamo possiamo mettere in difficoltà. Certo, noi andiamo in cerca della partita perfetta, ma perché non sperarci? Anzi, e soprattutto giochiamo anche la carta delle motivazioni. Quindi secondo me ci sono tutte le carte per poter sperare di fare un ottimo risultato contro la Bielorussia. D'accordo con te, la partita perfetta tocca anche a noi, indubbiamente. Possiamo giocarla, abbiamo le armi per giocare. Nell'ottica del miglioramento è anche giusto continuare a migliorare. È vero che è una delle migliori partite, ma secondo me c'è tanto ancora da lavorare e tanto ancora da poter migliorare. Non siamo arrivati a fine corsa, anzi, tutt'altro. Siamo in pieno cammino, quindi è giusto continuare. Anche perché abbiamo una nazionale di grande, grande prospettiva, peraltro, che è sempre in crescendo, anche con la crescita e il miglioramento costante di giocatori giovani come Tommy. Tommy, siamo alle battute conclusive. Intanto, ti aspettavi un conversano così solido quest'anno? Tu che l'hai battuto anche in campionato, tra l'altro. Cassano è stata l'unica squadra che è riuscita a battere Conversano. Sì, infatti. No, allora, Conversano sicuramente già all'inizio del campionato si sapeva che era una squadra molto forte. Lo ha dimostrato con la sua continuità in tutte le partite. Poi stavo seguendo anche lo scorso podcast dove stavate parlando del Conversano, che comunque non è che andava a vincere tutte le partite di tanto, però in ogni caso le portava sempre a casa, e questo ha fatto la differenza. Ovviamente, siamo stati l'unica squadra a batterli, però poi bisogna continuare con i risultati positivi e cercare di arrivare il più in alto possibile. Conversano sì, è una squadra molto forte. È una squadra soprattutto che è stata costante durante l'anno, che è la parola chiave di questo campionato senza playoff, un campionato strano, esatto, ma in cui bisogna essere continui settimana dopo settimana, che è forse quello che ho mancato un po' al Cassano. Sì, questo lo posso confermare. Sogno nel cassetto. Sogno nel cassetto sportivo, chiaramente. Sì, lo starà ancora costruendo il cassetto, è così giovane. Sicuramente il sogno è arrivare a giocare in Champions League. Questo qua è il sogno principale. Smettere di guardarli su Sky Sport e farsi guardare, esatto, su Sky Sport. Sì, esatto. È giusto, ci sta. Gigi ce la può fare, indubbiamente. Sì. Ha anche le physique du role, assolutamente sono d'accordo, e io gli auguro tutto il bene del mondo e soprattutto gli auguro una carriera straordinaria e stratosferica, perché se la può costruire con la costanza, con la perseveranza, con l'equilibrio, con la voglia di fare, e con l'umiltà che contraddistingue già semplicemente lo sguardo di Thomas Boss. Grazie Gigi. Ciao Tommy. Prego. Grazie poi, mille. Poi ti mando l'Iban, poi sai quello che devi fare, dai. Va bene. Spietato, anche coi giovani, spietato. Ciao Tommy, grazie. Un abbraccio, ciao Tommy, bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao. Molto bene, bella chiacchierata con Thomas Bortoli. Gigi, ragazzo veramente equilibrato, con la testa sulle spalle. Con la testa sulle spalle e con la testa in campo, quindi io credo che, certo, lui deve ancora lavorare tantissimo, muscolarmente deve crescere, deve perfezionarsi, però ha dalla sua l'età, la voglia, il talento, le capacità e le qualità per far proprio bene e per costruirsi, come dicevamo poc'anzi, una carriera stellare, perché no? Oh, sempre parlando di ragazzini, la tua stagione come va? La mia stagione è... Ma parli di me, chiaramente, no? Certo che parlo di te. Il più giovane
non anagraficamente, ma mentalmente sono perfettamente a mio agio tra i miei compagni di squadra. La stagione sta andando bene, abbiamo vinto tutte le partite, ne abbiamo persa una sola e ne abbiamo pareggiata una. Siamo secondi, abbiamo qualcosa da recuperare, due partite ancora da recuperare, però secondo me è un'annata assolutamente positiva. E poi io sono straordinariamente contento di poter ancora dare il mio apporto in campo, quindi di potermi sentire, tenermi in forma, sentire giovane e continuare a sentire l'odore della pece e le farfalle nello stomaco ogni venerdì e ogni sabato. Quindi credo che sia un privilegio assoluto ed indiscusso. Non so se hai nonostante la carta d'identità. Non so se hai mai visto l'ispettore Gadget, ma hai cambiato il tono della voce, fai hop hop Gadget telecronista, hop hop Gadget giocatore e passi da una parte all'altra. Esatto, l'importante è non sbagliare il pulsante e non sbagliare il tono della voce, però sì, effettivamente c'è tanta carne sul fuoco e niente, sono contentissimo di tutte queste strade che ho iniziato a percorrere, quella da telecronista con te, che nonostante tutto, nonostante sia il tuo peggior incubo, ci regala tanto divertimento e tanta gioia. Non è vero. E poi chiaramente continuare a giocare. Adesso c'è una consapevolezza diversa per me, ogni partita in più non è qualcosa di dovuto, ma è qualcosa di conquistato, è un regalo straordinario, quindi chiaramente cambia la testa. Invito tutti a riflettere di quanto sia bello e di quanto non debba mai essere scontato avere la voglia e la possibilità di giocare ogni benedetto sabato. Giusto così, sono d'accordo con te. Gigi, ti fermo perché altrimenti tu potresti stare qua un altro paio d'ore a chiacchierare, però ti ringrazio. Anche io ti ringrazio e mi fermo volentieri per evitare poi di sporare clamorosamente. Ci sentiamo. Un abbraccio a tutti, ciao. Ci sentiamo la settimana prossima, sempre su Spotify e sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball con Handball Talk. Buona palla a mano a tutti, ciao. Da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello, un caloroso saluto alla conclusione, al microfono dei pali. Ma questo è un gol incredibile.